Tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Inter-Atalanta 0-0 finisce in parità, reti bianche, il big match delle 18 a San Siro. Grandi emozioni a Roma invece tra Lazio e Sassuolo, 2-2 con Lulic che riesce a riprendere al 95esimo, regalare un punto d'oro alla Lazio per quanto riguarda la classifica. Andiamo con calma, analizziamo prima Inter-Atalanta 0-0. Occasioni da una parte e dall'altra, con Gomez che sfiora il vantaggio e con Icardi e Vecino invece al vantaggio per i nerazzurri. Un pareggio giusto per quello che si è visto invece all'interno dei 90 minuti. Grandi occasioni non ce ne sono mai state, forse l'occasione più grande è capitata nei piedi di Nainggolan nel secondo tempo, è entrato al 25esimo per un infortunio di Brozovic. Ma un punto importante, l'Inter per due squadre, l'Inter che si porta a 57 che consolida il terzo posto in classifica, più 5 sulla coppia Milan e Atalanta, perché l'Atalanta aggancia il Milan. L'Atalanta, l'operazione aggancio è effettuata. Dopo lo scontro diretto di ritorno a Bergamo, che ha evidenziato la grande forza di Piontek, che sembrava finita per l'Atalanta, invece non è così. Invece non è stato così, perché l'Atalanta di partita in partita si è riportata, ha rosicato punti fino e adesso, ragazzi, a 7 giornate dal termine, l'Atalanta e il Milan hanno 52 punti, quindi sarà una lotta Champions che andrà fino alla fine, che emozionerà fino alla fine. Grande partita, forse ecco, e la squalifica di Duvan Zapata alla fine sul risultato ha sicuramente inciso molto, però comunque un pareggio giusto per quello che si è visto nell'arco della partita a San Siro. Andiamo invece all'Olimpico, grandi emozioni, la Lazio che non sfrutta, però attenzione, perché la Lazio, se vincesse contro l'Udinese recupero, cosa che non è ovvia perché l'Udinese nelle ultime tre partite farò 7 punti, quindi comunque è in un grande momento di forma, se la Lazio vincesse il recupero contro l'Udinese si riporterebbe anche lei a 52, quindi tre squadre a 52 al quarto posto, sarebbe veramente incredibile, con la Roma 51 e il Torino 49. La lotta Champions continua. Grandi emozioni, abbiamo detto, all'Olimpico tra Lazio e Sassuolo. Un 2-2 che diciamo è giusto per quello che si è visto, perché il Sassuolo gioca tanto bene, gioca veramente bene. Cioè il Sassuolo, la squadra di De Zerbi fa un calcio veramente pazzesco. Il gol del 2-1 è da rivedere. Una ripartenza perfetta, micidiale. E Consigli che lancia il pallone, la palla va a Sensi che con un dribbling lancia Berardi. Berardi è tu per tu con Stracoscia, lo batte per il 2-1, eravamo all'88esimo, 6 minuti di recupero, Lazio che si spinge in avanti almeno alla ricerca del pareggio e la ottiene con Lulic al 95esimo, aveva aperto le marcature Immobile, che però dopo si è anche mangiato il gol del 2-0, aveva aperto le marcature Immobile con il suo calcio di rigore al 53esimo, pareggio immediato del Sassuolo con Rogerio, il difensore di proprietà della Juventus, 1-1, poi Immobile si divora il gol del nuovo vantaggio, miracolo di Consigli su Milinkovic-Savic, una parata pazzesca, è andato a togliere un gol dall'incrocio, un colpo di testa all'incrocio, Consigli è volato e è riuscito a parare, poi il vantaggio a sorpresa del Sassuolo con Berardi, secondo gol consecutivo, il sesto nel suo campionato, e poi alla fine Lulic che salva e porta a casa un punto d'oro perché la Lazio si porta a 49, aggancia il Torino, e quindi può comunque consolarsi, perché con una partita in meno comunque potrebbe agganciare Milan e Atalanta nel recupero con l'Udinese. Grandi emozioni, quindi abbiamo visto grandi partite sia a Milano tra Inter e Atalanta 0-0 e anche a Roma. A Roma ci siamo divertiti con una partita che ci ha regalato grandi emozioni e anche polemiche nel finale per un rigore dubbio non concesso per un fallo su Immobile. Staremo a vedere, comunque secondo me non c'era rigore e la Lazio voleva il secondo penalty e Inzaghi anche protestato nel finale, è entrato in campo e ha protestato con l'arbitro, ma secondo me il rigore non era assolutamente da concedere. Quindi ripetiamo il finale, quindi Lazio 2, Sassuolo 2, un punto importante per Lazio, Sassuolo invece che si conferma in Serie A, una salvezza ottenuta grazie a questo pareggio e anche la vittoria contro il Chievo in settimana, mentre 0-0 tra Inter e Atalanta e aggancia il Milan e quindi consolida la sua candidatura per la qualificazione alla Champions League. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo questa sera per il post partita Napoli-Genoa, ci vediamo in un prossimo video.